Non si vede la pazza. Ecco, diciamo, questa l'ho fatta in modo naturale, è logico che è venuta magari anche bene, però non del tutto come avrei voluto effettivamente fare. L'ho tirata, diciamo, più senza pensieri, solamente sentendo tutto il tiro in una sequenza unica. In effetti avrei dovuto anticipare mentalmente, volta per volta, il gesto e attivarmi in modo un po' più sofferto. Io tiro con tutti gli occhi aperti, magari poi giriamo il video, giriamo la faccia, così la mancina non sono facendo. Comunque avete visto, i gesti che faccio sono sempre gli stessi, da quando prendo la freccia sulla parete a quando incocco, sono sempre gli stessi identici gesti. Questo è molto importante per dare il ritmo a tutta la nostra sequenza, sempre gli stessi identici gesti, mai variare la posizione. Sì, molti me lo chiedono, addirittura c'è un aneddoto su questo, no? Sì. C'è un aneddoto su questo, eravamo ai campionati, forse a Rimini, il primo anno che erano a Rimini. Sì, contro la squadra. C'era anche Mitch, vincemmo anche il titolo assoluto, quindi grande Mitch, e a un certo punto Giorgio mi fa vedere l'arco quest'arbitro. Scusa? Eh sì, perché dagli spalti si stanno lamentando che c'hai la corda segnata. Beh, segnata come questa, Perché? Perché effettivamente tiravo come ho fatto io, lo rifaccio velocemente. Perché a 18 metri c'è poco da fare. Lo string è sempre lo stesso e quindi uno prende sempre lo stesso punto. Non sto lì a tutte le volte a mettere il pollice nella quinta cucitura, tirare giù. Se tiro sempre lì, io tiro nell'indo 20.000 frecce. Oh, saprò dove cavolo mettere la mano 20.000 volte. Avrò capito, se no sono deficiente. Allora, normalmente guardo dov'è, metto la mano, l'espansione, vedete che non si vede niente, ma io ho modificato un po' il mio assetto muscolare, non come vorrei, purtroppo, sono vecchio bacucco, e la freccia è partita. È logico che cosa guardo? Guardo una piccola imperfezione invisibile della corda, no? Questa è la mia corda. Ci sono delle imperfezioni praticamente invisibili, ma una volta fatto 20.000 volte uno si ricorda. E secondo il mio modestissimo parere, fino a prova contraria, questo è un modo molto più valido che non fare lo string, quello di prendere immediatamente. E poi, se la corda è segnata, che mi facilita l'uso dello string, beh, dimostratemelo, però se non mi dimostrate dovete assolutamente stare zitti, ed è quello che io ho detto poi a questi signori, e mi hanno detto che sei facilitato perché sei l'ultimo a tirare, ti rimangono sempre 8 secondi per tirare l'ultima freccia, e quindi sicuramente hai considerato, hanno fatto tutto nell'elaborazione, ti lasciano sempre 8 secondi per tirare tutta la sala, lo credo che fai 10. Non devi fare string? No. Ma di fatti ho staccato la corda, io devo, portatela a casa, te la controlli comodo a casa. E poi si sia ridimensionata comunque la cosa. Un altro aneddoto interessante è che dopo di questo ci sono stati dei filmati. I filmati di una gara 3D, penso a quella di Montelivata,
dove io vengo in combinazione, vengo ripreso mentre tiro una sagoma e vengo ripreso mentre tiro in questo modo, ovviamente. Su Messenger mi arriva un messaggio di un inglese, ho detto anche tradurre, perché lo conosco perfettamente l'inglese, e che mi chiedeva in parole povere come facevo a effettuare lo string senza pollice, senza utilizzare pollice. Ti ho rivisto in questo video YouTube, ho messo il link, e vedo che fai lo string senza utilizzare il pollice. Mi spieghi per favore come mai? Sono veramente molto interessato. La cosa mi ha stupito, no? Vabbè, sei interessato, perché vuoi saperlo? Io gli ho risposto: ah, scusami, io faccio il falegname. Mi piace tirare al culo, mi sono portato via. Prima di tirare mancino, mi spieghi come fai te senza utilizzare il pollice? Ho fatto tutto, lo spiego. Facciamo il falegname. E quindi però, quali erano gli interessi che aveva un suo no, infatti da sempre agita. Adesso ho messo anche il fatto che giro la testa, quindi vabbè, nessuno, tutti mettono fuori, quindi non ho instaurato una moda e non penso di instaurare una moda. A me viene comodo così, avete visto, mi viene comodo estrapolare, portare in avanti la spalla, che è essenziale, non incassarla nell'arco nudo, è essenziale averla ben fuori, e mi viene bene così perché così allineo anche l'altra e quindi sono già in linea. Sono veramente, visto che sono tutto la vecchiaia brutta, e mi viene comodo mettermi subito in questa posizione, mi dà anche un po' di ritmo, così allineo anche questa, vedete, la preparo già. C'è qualcosa che impreghi contro gli abbassi? Sì, in effetti quello mi hanno detto, ma difatti ho risposto così, io guardo se qualcuno non mi buffa dietro, poi tiro su. Però abbiamo parlato di materiali, di parole sulle patellette, sull'elastico, due elastici. Allora, la patelletta è una cosa assolutamente personale, non c'è una patelletta a metà dell'altro. Io uso questa che è Bare Max, che è la migliore. Massimo, quando è che me ne mandi una gratis per piacere? Il produttore delle patellette. Io consiglio questa, mi trovo veramente, a parte gli scherzi, io con questa, che purtroppo non si trova più in giro, probabilmente perché costa un po' cara, è un po' un prezzo un po' elevato. Sì. Dovrebbero esserci anche i ricambi, addirittura non mi trovo molto bene, ha una piastra abbastanza pesante che mi fa sentire la patelletta bene, ho tolto il secondo elastico, non mi serviva, mi trovo bene così, ha un buon distanziatore che mi serve a non farla muovere la patelletta, e con un elastico solo è più che sufficiente a non farla muovere. La pelle è straordinaria, è pelle già trattata, non si bagna, non c'è bisogno di trattarla, penso che sia un cordova o comunque una gobba di non di cavallo, di vitello, molto buona. Io ci ho già tirato 30-40 mila frecce con questa patelletta e ancora ci tiro, quindi dura abbastanza. Sì, ha solo una distanziale che serve a non far muovere la padelletta, è essenziale questo, essenziale, che in ancoraggio non ti deve muovere, questo affare deve stare fermo la padelletta. E con questa mi trovo bene. Due strati, belli spessi, sì, io poi avete visto come prendo sulla corda, io prendo sulla corda con tutte e tre le dita con una presa forte. Giriamo quel pallone così vi vedete di fronte. Ti volevo far vedere ancora una cosa.
teoria, quindi con un pochino più sul medio, esattamente come si insegna per l'arco olimpico. Quindi non ruoto la patelletta, perché molto spesso si vede ruotare la patelletta per avere bene un secondo punto di ancoraggio sotto lo zigomo. Io nacqui, giusto congiuntivo, io nacqui con lo zigomo sfuggente, quindi non ho lo zigomo pronunciato e quindi trovo difficoltà a trovare un secondo punto di ancoraggio. Qual è il grosso dilemma dell'ancoraggio? È quello di salire, no? Di spostarsi, di scivolare. Ma se noi siamo col pollice sotto il mento, non vi dovete spiegare dove è il problema. Non c'è il problema. E quindi possiamo stare in linea, trattenere la corda con tutte e tre le dita, e quindi in modo molto più ripetitivo e molto più facile e preciso. Ecco le dita. Avete visto come, avete visto il tiro? Una volta messo in linea, io spingo e tiro, quindi push pull normale, come. Poi una volta arrivato all'ancoraggio sono fermo e innesco sempre una dinamica interna di pensieri e di azioni. Questa è la cosa forse più importante, no? Una volta effettuato l'ancoraggio, che l'ho raggiunto in push-pull, sono arrivato all'ancoraggio, sembro fermo ma innesco la dinamica interna del tiro, in cui miro, mi espando nella mente, mi immagino il frutto finale, l'ultima visione che devo avere nella mia mente è il finale perfetto. Rivediamolo. Queste azioni che faccio possono anche includere un'anticipazione del gesto, una visualizzazione. Se siete abituati a farlo, è bene farlo. In questo momento mi creo e entro nella mia realtà virtuale, in quella che mi sono creato, che mi serve. Mi serve durante gli scontri, per esempio, per non patire lo scopo, poi uno va male, poi uno debba sempre tirare il vento, oppure l'altro è più forte. Io l'anno scorso con Esposito ho vinto con 3,28 e ho perso uno scontro con 29, lui ha fatto 30, quindi ho fatto 6-2, ho vinto 6-2 con 3,28 e 29 e ho perso con 29, quindi no, non è mica detto, cioè anche facendo tutti i 30 si può pareggiare, specialmente con l'arco nudo e con certi campioni. Quindi allineamento delle spalle, spinta e trazione, dinamica interna che mi fa sì che io comunque esco perfettamente. È logico che poi con l'ansia della gara è lì, entra in gioco tutta quella giochini mentali che mi permettono di fare questo so farlo, se visto lo so fare, mi posso filmare, mi posso rivedere, mi posso creare un'immagine di realtà che io posso usufruire, perché mi devo convincere. Ecco l'autoefficacia, ne abbiamo parlato, no? L'autoefficacia mi semplifica tutto, perché se io mi creo questa autoefficacia, poi non ho più problemi, perché sono sicuro al 100% che in gara io mi farò queste cose qua. È logico, poi fare 100 entro
in gioco altre variabili, posso anche non fare 10, però in ogni caso non anticipo il gesto, non so. Il tiro viene bene, poi l'arco non è perfetto, neanche io, quindi può capitare che le cose non vadano tutte nel loro senso. Consolidate ormai le regole teoriche che sapete, quindi 66 pollici fino a 27 di allungo, da 27 a 28, da 27 a 29 68 pollici e altri 29 pollici 70, punto. Non andiamo a cercarci rogne, che non ci servono a niente. Io stesso utilizzo un 66 pollici perché allungo 26,5. Allungando 26,5 è quello che voglio trovare. E mi trovo pure bene, gli angoli sono giusti, non ci sono problemi, non ci sono problemi di torsioni. Ricordate che più abbiamo l'arco lungo, più i fretetti possono avere torsioni. Per esempio, rigidi. Nell'arco lungo i fretetti devono essere rigidissimi, rigidissimi. Deve esserci carbonio, non possono esserci fretetti che ruotano, che hanno torsioni. Nell'arco lungo già non abbiamo massa in avanti, quindi i fretetti devono essere rigidi. Se ne tiro ancora una senza dragone, perché molti mi dicono i pesi, non i pesi, anche lì una cosa assolutamente soggettiva il fatto del peso. Io consiglio sempre né a metterne troppi né troppi pochi, perché in effetti poi alla fine non è tanto l'arco che scaccia, perché quando l'arco scaccia sai la freccia dov'è, è già quasi arrivata al bersaglio, quindi non è un grosso problema il fatto che l'arco scacci. Il fatto che noi dobbiamo non provocare torsioni all'arco, no? Quando noi lasciamo andare la freccia, no? Cosa succede all'arco? L'arco spinge verso, mentre la corda spinge la freccia, l'arco va verso la nostra mano. È logico, no? Lo vedete? Quindi va verso la nostra mano. Quindi, proprio mentre la corda spinge la freccia, noi abbiamo una pressione sulla mano. È logico che se noi abbiamo una presa che dà delle torsioni, in quel momento lì renderà caotico sicuramente la freccia. Non sappiamo dove la freccia, può andare dappertutto. Quindi noi dobbiamo avere sempre la stessa posizione della mano, sì, ma anche la stessa pressione e non provocare torsioni. Io per tantissimi anni ho tirato senza dragone. Ma basta, come insegnate i neofiti, che avete tutti fatto corsi neofiti, dove va bene. L'arco si impugna, non è che al neofite gli mette dalla dragona, spero di no. Deve imparare ad autodisciplinarsi, no? A tenere l'arco come un grappolo 2 senza stringerlo e basta, nient'altro, con le dita rilassate. Se ho la dragona imparo a tenere la mano in questo modo qua, con le dita rigide. Non va bene, io vedo anche tanta gente che tira così. Il mignolo, quando abbiamo un mignolo rigido, questo dà tensione fino qua, il mignolo è terribile, la tensione del mignolo mi arriva fino alla spalla, le mani devono stare rilassate, la cosa che va insegnata il primo giorno. Questo è importante. Questo rilassamento qua, questo, il polso si è disteso all'istante. Rivediamolo. Guardate solo il polso, senza dragone, non c'è bisogno. Non c'è bisogno di lasciare andare l'arco, nessun bisogno. Questo è stato un po' troppo leggero. Ok, l'importante è che noi otteniamo questo risultato qua. Si arriva con
la fatica e il sudore degli animali. Nient'altro. Allora, so che non vanno, perché non abbiamo un'altra scuola, non posso far tirare in senso. Non abbiamo patellette niente. Bon. Ora, se non ci sono domande. Io vorrei fare una domanda per quale vada un po'. C'è una motivazione perché il regolamento non presenta un compenso, un crimine, perché non so. E qua entriamo in quella logica di cui abbiamo. La risposta è vogliamo mantenere le tradizioni legate alla tipologia di arco. Ma per esempio la tipologia dell'arco? Questa è stata la risposta che mi è stata data. Vogliamo mantenere le tradizioni legate al tipo di arco, perché vogliamo differenziare le tipologie di arco non solo come strumento ma anche come stile di tiro. Se no gli archi all'opinione pubblica sembrano tutti uguali e non ce lo possiamo permettere. Ecco perché il compound deve avere le rotelle e non può non averle, l'olimpico deve avere, non può avere le rotelle e deve tirare in quel modo lì, l'arco nudo deve essere fatto in quel modo lì e può avere certe regole, il lombò tutt'altro. Hai perfettamente ragione e ti assicuro che sfondi una porta aperta, però se si liberalizzasse troppo bisogna comunque mettere dei paletti, però questi paletti possono essere un po' più qua o un po' più là, hanno deciso che devono essere un po' più qua. Ma te puoi tirare con lo strico, non lo, ma ti devi scrivere come arco nudo. Sì, e pensa che questa è stata messa pure in discussione questa ipotesi. Sì, sì. Ma quello è un lombò, non può essere un arco nudo. Io ho fatto il campionato regionale tattico.